Buongiorno a voi, buongiorno Alfio. Buongiorno a tutti. Vedete che bel vigneto c'è alle nostre spalle? Vedete, bellissimo? Eh? Non lo vedete? Non lo vedete? Come mai? Perché non c'è. Allora, cos'è questo discorso? Dopo che Rocchè è diventata maggiorenne, vero Alfio? Sì, ormai va avanti da sola, non ha bisogno di tutori. Noi abbiamo pensato di farvi vedere come si pianta un vigneto, cioè da quando il terreno viene destinato a vigneto fino a quando questo viene piantato. Per cui noi siamo qui in una vecchia ex vigna di Rocca delle Mascie, sì, piantata nel 70... nel 1975 da Italo Zingarelli, dal vecchio Italo, subito dopo l'acquisizione della fattoria delle Mascie, ed è sterpato nel 2005, quindi sono 30 anni dopo. 30 anni dopo, direbbe Dumas, e adesso è... Quindi sono 9 anni che è ferma. Sì, è stato un paio d'anni completamente a riposo senza nessun intervento nostro. Poi un anno di semina di un cereale come orzo. Non per fare il caffè. Non per fare il caffè. Per fortuna, quindi, perché è anche cattivo il caffè d'orzo. Orzo, poi un impianto di erba medica misto con una consociazione di girasole. Quindi abbiamo ricreato una... Quindi avete cercato di ridare una consociazione di colture erbacee per qualche anno per ridare una specie di nutrimento al terreno. Nutrimento e riposo, diciamo, da una coltura arborea che comunque sia estrae molto, c'è molto consumo di elementi nutritivi, di vitalità del terreno. Quindi bisogna ridare vita al terreno in qualche maniera. E adesso noi andiamo a vedere anche però che tipo di terreno c'è sotto a queste erbe e il passo successivo del terreno che da essere terreno che non fa niente dalla mattina alla sera si avvia a diventare terreno per una vigna, ok? Fermi lì. Allora Alfio, col rumore di sottofondo appunto di queste belle macchine per lavorare, siamo a macchine movimento terra, vero? Vediamo che dove finisce l'erba inizia il terreno prelavorato, sì, diciamo. Ma andiamo un po' a vederlo prima questo. Fase di livellamento. Qui si tratta di un terreno. Andiamo definito, a guardarlo. Che tipo di terreno è questo qui? Conglomerati di Ligliano si chiamano. È detto in italiano che fa anche rima. È un terreno di origine miocenica, misto tra un po' di alberese e un po' di galestro. Prendilo un po' un pezzettino in mano, fammi vedere se ce la fai. Questo qui, eccolo qua. Sì, no, perché si fa come il film di Nossiter, capito? Si fa vedere la terra, che va bene. Se lo fa lui lo facciamo anche noi. Okay. Mi sembra il minimo. C'è una componente mista di argilla, sabbia anche, e limo, abbastanza. Ma anche sasso vedo io, sì, sasso detto da noi contadini, insomma, sì, ecco. Misto tra appunto alberese e galestro, quindi è un terreno piuttosto in equilibrio, va bene, perché questa è una zona dove la presenza di alberese e di galestro è piuttosto equilibrata. Benissimo. In un terreno del genere bisogna usare tecniche diverse per piantare un vigneto o è la stessa zuppa? No, non so a cosa ti riferisci. No, voglio dire, rispetto a un terreno completamente argilloso, sabbioso. Sì, sì, sì. Ovviamente la parte dello scheletro ti favorisce nella preparazione del terreno perché comunque sia la parte dei sassi crea un po' di drenaggio durante la preparazione. Un autodrenante. Ma ecco, cosa si intende per drenaggio? Forse andiamo a vederlo meglio, sì, se vediamo lo scasso. Sì, dopo si può vedere meglio. Comunque l'ideale è quello di non modellare troppo la superficie dell'appezzamento, quindi si fa... Non spostare il terreno. Non spostare tantissimo il terreno, perché lo strato attivo è 40 cm, 50 al massimo, quindi si cerca di mantenere inalterato. Dove c'è bisogno di fare un po' più di spostamento, questo strato attivo viene accantonato, e lì si può vedere delle montagnette, viene messo da parte, conservato come una conserva di terreno buono, e poi sbancato dove dobbiamo livellare il terreno, e poi successivamente viene riportato il terreno
in questa Perfetto. Parte. E noi andiamo. Quindi, per cercare appunto di non mescolare il terreno inerte da quello attivo. Benissimo, a questo punto poi noi... durante la preparazione c'è necessità di fare drenaggi di profondità per togliere le vene d'acqua che ci sono nel sottosuolo, è necessario regimare le acque di diciamo pluviali, quindi provenienti dalle strade, quindi far sì che non si allaghi il vigneto al momento che piove che l'acqua prenda e che le radici non stiano a bagno, preciso, e che non si creino dei problemi di ruscellamento o di trasporto. Per di... fare questo, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a vederlo? Andiamo a vederlo, forse è più semplice così.